Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringi Luca Tech e oggi siamo qui in questa bellissima location. Location che va a raffigurare tutta una serie di accessori innovativi e tecnologici che porto qui sul mio canale YouTube. Infatti è l'angolino degli unboxing. Come potete vedere c'è stata una piccola novità lì sopra, c'è una torcia molto potente che crea questo fascio luminoso alle mie spalle, che credo sia davvero una cosa fantastica. Ma direi di passare subito all'unboxing e credo che abbiate già capito di cosa stiamo parlando, ma il titolo è clickbait. Sì, perché oggi vado a fare un unboxing molto stupido e molto ignorante, perché parlo di un libro. Ignorante non tanto, ma assolutamente stupido. Questo è un libro scritto da Matty Hield, si chiama L'amore è una scommessa ed ha una trama davvero strepitosa. E ragazzi, quanto volete scommettere, proprio come il libro scommette sull'amore, che io vi sto prendendo in giro? Rispondete al sondaggio qui sopra, qui in alto. E nel frattempo io metto da parte il libro e passiamo ai prodotti interessanti, ovvero al prodotto interessante. Doveva essere più di uno, ma purtroppo non sono riuscito a reperire il secondo e dovevo assolutamente registrare questo video in questo giorno. Ma direi di passare subito al prodottino di oggi. E ragazzi, parliamo di DJI Phantom 4. No, è il Phantom 3 Advance, ma lasciamo perdere. Ragazzi, questo drone mi aiuterà tantissimo per i video qui sul mio canale YouTube ed è davvero strepitoso. È semi usato, ma era praticamente nuovo. La persona che lo aveva l'aveva fatto volare all'incirca una volta, quindi ragazzi vi lascio immaginare questo drone quanto è nuovo. Direi di parlare e di fare l'unboxing però subito dopo la sigla. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ma direi adesso di andare a fare l'unboxing di questo fantastico drone. È vero, non è l'ultimo modello, non è il Mavic Air, non è nessun'altra cosa del genere, ma io non ne avevo assolutamente bisogno e poi amo il design del Phantom e quindi assolutamente volevo prendere un drone del genere. È vero, è meno trasportabile e tutte le cose, altre cose varie, ma per quanto riguarda i video è molto molto meglio. Andiamo a rimuovere subito la confezione superiore, che quasi me la suonavo in testa. E ragazzi, qui dentro c'è davvero il mondo. Come potete vedere, questo drone è praticamente nuovo e ragazzi è davvero strepitoso. Andiamo a vedere però tutti i dettagli di quello che c'è all'interno di questa bellissima confezione. Confezione che non è molto comoda da portare in giro, ma io credo che prenderò al più presto uno zaino per trasportarla. Ma da dove vogliamo partire? Partiamo con i regali. La persona che ce l'aveva ha deciso di regalarmi un cavo per il mio iPhone X che andrà adagiato sul radiocomando, quindi un cavo che è praticamente nuovo, perché come vi dicevo la persona che l'ho acquistato l'ha fatto volare solo una volta e quindi ragazzi il drone è perfetto. Passiamo a un'altra fase assolutamente interessante. Infatti qui abbiamo il primo set di eliche, che è quello che aveva in uso il precedente proprietario. Anche queste sono praticamente nuove e non hanno alcun difetto, a parte qualche piccolo graffietto dovuto al primo volo e altre cose del genere. Però mettiamo da parte questo e cacciamo il pacchetto interessante. Perché, dove ve le metto? Me le metto qui, va? Perché qui abbiamo questo pacchetto assolutamente interessante, perché all'interno ci sono le altre quattro eliche che sono praticamente nuove. Nel frattempo continua a suonare il mio computer, ma lasciamo perdere. Queste quattro sono praticamente nuove e ragazzi sono davvero perfette. In questo bellissimo sacchetto DJI con i laccetti di colore rosso che sono davvero bellissimi. E andiamo a... Ok, ce l'ho fatta. Poggiamo anche questo qui di lato e direi di passare qui. Gli accessori. Accessori che all'interno di questo drone non sono tantissimi, ma che direi che sono assolutamente necessari. Infatti qui dentro abbiamo una piccola bustina dove all'interno troviamo un supporto per andare a smontare le eliche più agilmente, ma non solo, anche il filtro della fotocamera, perché su questo drone è possibile cambiare il filtro anteriore alla fotocamera e quindi con questo andiamo ad agganciarci intorno al motore o intorno alla fotocamera per andare a sostituire il tutto. Inoltre abbiamo dei gommini che non sto qui a farvi vedere perché sono i gommini di sostegno del gimbal e quindi
assolutamente non sono più di tanto interessanti. Il mio computer continua a fare casino, tra poco lo mando a... non vi dico dov'è. E direi di continuare con l'unboxing. Qui abbiamo un altro pacchettino che quasi mi dimenticavo, perché è un cavetto micro USB per il drone. Direi di passare a un altro pacchettino, perché questo scatolo è davvero pieno di pacchetti. E questo è il caricatore, che ragazzi è gigante, è singolo e non c'è quello per l'auto. Quindi abbiamo qui l'alimentatore che va in presa e dall'altro lato l'alimentatore con i due jack, uno per ricaricare il controller e l'altro per ricaricare la batteria. E dico la batteria perché per il momento ne ho una sola, ma spero davvero di acquistarne delle altre in futuro. Questo lo appoggio qui per terra perché non è particolarmente interessante. E passiamo all'ultimo pacchettino. Questo qui credo che sia tutto il manuale di istruzione, quindi lo andiamo a vedere molto velocemente. Nuovi adesivi. Che ne dica? Che colore lo facciamo? Beh, per il momento voi non sapete ancora di che colore è, o almeno credo, se non siete riusciti a sbirciare qui dentro. Ma qui ci sono tanti altri manuali di istruzione. Fatemi sapere qui sotto nei commenti di che colore volete che io creo questo drone. E passiamo a uno dei due pezzi forti, ovvero il radiocomando, che come potete vedere ho ancora i sacchetti per le eliche, per le antenne, scusate. E ragazzi, questo radiocomando è il punto forte di questo drone, perché è assolutamente fantastico. Qui sopra va alloggiato il nostro smartphone ed è un radiocomando bellissimo, perché è super preciso, super perfetto, con un sacco di funzioni e ha un range di portata davvero ampissimo. Ma direi anche questo di appoggiarlo un attimino qui da parte e di passare al pezzo più forte in assoluto, ovvero il drone stesso. Beh, eccolo qui. Ragazzi, è qualcosa di straordinario. Togliamo questa scatola inutile di mezzo e andiamo a rimuovere anche i protettori per il motore, sì, perché come dicevo è praticamente nuovo e ho ancora anche questi protettori. Qui di lato, qui dietro più che altro, abbiamo la batteria. Batteria da 4860 mAh, se non erro. 4480 mAh, che ragazzi spero davvero di riuscire a prenderne delle altre. Al momento è carica al massimo, quindi dopo andremo a fare anche un bel volo test. Ma ragazzi, questo drone è perfetto, è straordinario. Beh, come potete vedere è fatto di linee viola, quindi il precedente proprietario aveva deciso di utilizzare questo colore per tutto ciò. Ma ragazzi, devo dire che è davvero bellissimo. Direi però adesso di andare fuori, dopo aver fatto questo velocissimo unboxing, a provarlo e a vedere come va. Ok, ed eccoci qui ragazzi. Allora, adesso come prima cosa andiamo a rimuovere la protezione del gimbal. Siamo qui venuti sempre all'esterno, nel mio solito posticino. Appoggiamo qui il drone, la protezione del gimbal la lanciamo lì. Prendiamo immediatamente il radiocomando, che si è fatto veramente una schifezza appoggiandolo qui sopra. Accendiamolo. Ok, accendiamo il drone. Ho già montato le eliche, quindi davvero siamo praticamente pronti. Sentite anche il rumore del drone? Ok, allora abbiamo la luminosità di questo tablet al massimo, già lo è. Andiamo sull'applicazione DJI Go, la normale, quindi è un po' lentino. Ok, Aircraft Connected, e quindi andiamo ad aprire la camera. Premetto che io ho già fatto il mio primo volo e quindi eccolo qui, è arrivata la cam. Beh, voi adesso non vedrete assolutamente nulla, ma io ci vedo benissimo, quindi direi di passare alla visione del drone. Mettiamolo un pochettino più in qui in modo di vederlo proprio benissimo. Ok, facciamo la prima calibrazione. Direi che va bene. Ok, mi tolgo perché creo un po' di ombra. Faccio accendere un pochettino i motori e li faccio stare un po' in moto per farli scaldare un pochetto. Ok,
direi di controllare anche la gimbal se va bene. Sì, gira perfettamente. E direi di farlo volare. Drone davvero perfetto. Ragazzi, mi sono divertito tantissimo, a prescindere dal fatto che probabilmente lo distruggerò molto molto rapidamente, ma spero davvero di non farlo, perché mi piace un sacco, mi piace tantissimo far volare il mio drone e mi diverto davvero tantissimo a giocherellare con lui. Queste eliche sono davvero perfette. Inoltre ho visto una caterva di accessori che probabilmente acquisterò e vi porterò qui sul mio canale, ma intanto voi fatemi sapere qui sotto nei commenti se magari vi può interessare un video o a settimana o al mese, credo più al mese perché a settimana è un pochettino improbabile, trovare sempre la giornata giusta col miglior tempo eccetera eccetera per far volare questo gioiellino, magari qualche vlog e qualcosa di interessante. Insomma ragazzi, io vi saluto e vi dico che se non l'avete ancora fatto dovete assolutamente iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare un bel like se questo video vi è piaciuto e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del DJI Phantom 3 Advance, che realizza dei video davvero strepitosi. Ragazzi, io vi saluto e vi dico che noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.